I due generatori di Murelle Revolution lavorano fra di loro in serie. Cosa vuol dire lavorare in serie? Vuol dire che il primo generatore che entra in funzione è la pompa di calore, cioè quel generatore che sicuramente dà l'apporto energetico più importante dal punto di vista efficienza. Essendo una pompa di calore di 4 kW termici, non sempre riesce a soddisfare ciò che sono i fabbisogni dell'edificio da riscaldare. Quindi, nel momento in cui non si riesce a soddisfare la richiesta di riscaldamento, entra in funzione la caldaia a gas a condensazione, che riesce a dare quella qualcosa in più che serve per dare il comfort all'utente. La prima macchina che entra in funzione, come abbiamo detto, è sempre la pompa di calore. La caldaia è sempre un backup, o meglio, un qualcosa che dà ciò che serve nel momento in cui serve.